La mia protesta è legata a un fatto eclatante, ho una famiglia di Recalbuto che versa in condizioni disagiate, anzi in condizioni di estrema povertà. La mamma di questi figli va a prendere l'acqua quando la trova nella fontanella e quando la trova versa anche in condizioni pessime dal punto di vista igienico-sanitario. Io ho chiesto ad Acqua Enna con un'ordinanza di riallacciare il contatore dell'acqua a questa famiglia e quindi di caricare anche la spesa probabilmente al comune di Recalbuto. Bene, mi è stato risposto con una lettera mandata dall'avvocato a firma dell'amministratore di Acqua Enna, mi è stato risposto di no. E allora io non capisco come mai oggi, alla luce anche di un referendum in cui tutta l'Italia, tutto il popolo italiano si è espresso a favore dell'acqua come bene pubblico, io non capisco come mai ancora oggi noi sindaci non possiamo dare un bene primario ai nostri cittadini. Io sono qua per protestare contro questa privatizzazione scellerata di un bene pubblico qual è l'acqua, e sono qua per chiedere con forza a tutti gli organi competenti che vengono in provincia di Enna, vengono allacciate le utenze a tutte quelle famiglie che versano in condizioni di povertà, anche se morose. E quindi sono qua e invito tutti i miei colleghi sindaci a unirsi a questa protesta, a non essere indifferenti di fronte al dolore della gente, alla gente che oggi ha perso il lavoro, alla gente che oggi non riesce nemmeno a farsi la spesa. Quindi sono qui per protestare e siccome ci hanno legato le mani, io mi sono legato nel mio balcone. Chiedo a Sua Eccellenza il Prefetto di intervenire immediatamente con una riunione da fare urgentemente in provincia, insieme al Presidente della provincia, per tutti i sindaci, insieme al Presidente, deliberare una risoluzione affinché il popolo della provincia di Enna, i miei concittadini, soprattutto quelli che chiaramente versano in condizioni di povertà, abbiano riallacciato l'acqua.